Bonjour, bonjour à tout le monde, tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Martin, tanti auguri a me. È tempo di festa, signori, tempo di festa, sì. Ah, non puoi negare che me la canto e me la suono da solo. Sì, oggi è il mio compleanno, semplicemente ne abbiamo precisamente... anni, esatto, e so che sembro più giovane, lo so, me lo dicono, mia mamma me lo dice sempre. bene, comunque grazie tanti degli auguri a tutti gli amici, di tutti i commenti, per i commenti, è un piacere celebrare il mio compleanno con voi. E mi dice, ma Marti, non ti fermi neanche nel giorno del tuo compleanno? No, perché io servo il Signore anche al giorno del mio compleanno. È vero che oggi abbiamo, cosa abbiamo questa sera? Cos'è oggi? Oggi che cos'è? Oggi è lunedì, oggi, lo sapevo e stavo facendo finta. Allora, lunedì, oggi, alle ore 20:30, guarigione e liberazione, domande riguardo alla liberazione, perché abbiamo visto un bellissimo corso lunedì scorso e ci sono rimaste un sacco di domande per quello che farò. Non farò un'ora perché abbiamo degli ospiti e per rispetto agli ospiti che sono venuti per celebrare il compleanno, non lo potrò fare di un'ora, lo faremo di mezz'ora, ma dedicheremo una mezz'ora alle domande e risposte in base a quello che abbiamo visto, il video di questa liberazione di questa ragazza. Ed ecco, alle ore 20:30, per informazione chiamate Pasquale, che sarà qui, risponderà da casa perché lui è qui, sta facendo una ha detto che sta facendo una lasagna alla parmigiana, sta facendo una lasagna alla parmigiana, sì, a forza di grigliate tutti i giorni. E abbiamo Manu, la nostra cara Manu dell'Elba, che sta facendo del pesce, per quello abbiamo lasagna con pesce, sarà una serata squisita. E sì, quanti anni ho? So che se lo vuoi sapere quanti anni ho, ne ho 52, ma mi sento come se ne avesse 52. Ah, un applauso per me. Un applauso di cuore, grazie per questo sincero applauso. Sai, dopo che passi 50 anni c'è un cambiamento, divieni molto più maturo, più serio, più centrato, quando sei normale. Ma quando non sei normale, devi essere sempre come un bambino per entrare nel regno dei cieli. È vero che più passa il tempo, più che un bambino sei un rimbambino. No, scusate, non so se è una parolaccia quello che ho detto, ma comunque sì, mi sento pimpante, mi sento giovane, mi sento bene, la giovinezza mentale. E sì, è vero che qualche volta mi dimentico quello che dico, vabbè, se non hai capito poi te lo spiego. Ma comunque, oggi vedremo... C'è Giovanni che la sangria con il prosciutto, sì, è una battuta da non raccontare perché è troppo forte. Comunque, al di là di questo, ve la racconto perché è troppo forte. Non è bella, no, cioè ti fa ridere ma non è bella, meglio non ve la racconto. E comunque, ad agosto, ragazzi, cominciamo per tutti gli studenti. Vi ricordo che abbiamo al di là, è uno studio affascinante. Se tu vuoi sapere che cosa accadrà dopo che morirai, perché tu morirai, il motto di questo studio è perché tu morirai. E ora, per sapere dove andrai tu che morirai, l'al di là è un bellissimo studio che faremo. Come lunedì, come agosto a 5 lunedì, e questa sera faremo guarigione e liberazione, poi i tre lunedì successivi parleremo del riassunto delle nuove lezioni dell'aldilà, e poi alla fine mese riprenderemo con guarigione e liberazione, preparandoci per l'evento di Catania, dove faremo questo bellissimo evento su guarigione e liberazione. Sarà un evento veramente strepitoso.
Comunque, del resto, che altro dovevo dire? Che altro dovevo dire? Dovevo dire qualche altra cosa, ma non me la ricordo. Vuol dire che non è importante. Non è importante. Un applauso al signore. Gloria a Dio. Imitando qualche predicatore, ma comunque mi scuserete. Comunque se vuoi la benedizione, metti la fronte sul computer e io ti imporrò le mani. Beh, dai, andiamo alla parola di Dio. Che ho una lezione veramente interessante oggi, che riprenderemo quella di ascoltare, l'importanza dell'ascoltare. Come ascoltare e le due fasi dell'ascoltare, cioè come devo ascoltare, ma come si deve insegnare, perché se tu insegni bene, la gente ascolta bene. Per quello l'evento di Catania si potrà, domanda di Alfonsina, si potrà vedere anche in diretta? Non lo so, non lo so. Sai che cosa? Sì, ho fatto, scusate, Paola, sì, ho fatto il libro, sto facendo i libri di tutti i 2 anni, ogni tema di ogni mese ha un suo libro. Abbiamo finito Guarigione e Liberazione, sì, Guarigione e Liberazione, Profezie, Sogni e Visioni, e oggi ci tocca l'aldilà, questo mese vediamo l'aldilà. Così, casomai tu devi morire a settembre, già ti puoi preparare già da adesso, è importante. Scusate che devo prendere un po' di acqua. Eccoci qua. Scusate il gap, ma avevo bisogno di acqua. E a Milano quando vengo? A Milano dobbiamo organizzarci con tutti i fratelli di Milano, e probabilmente a ottobre, fine settembre, ottobre. Sarò velocemente dopo, ho un matrimonio che devo celebrare a Elba, all'isola d'Elba, e devo cambiare a Linate, ma andrò semplicemente a Pavia a trovare alcuni amici, non credo di fare un evento. E comunque ancora non hanno aperto le sale conferenze, per quello aspettiamo che aprano tutto, perché non mi piace fare le cose così, tutti con la mascherina, sono cose che lasciamo stare. Che passano le cose del mondo e poi... Nel frattempo continuiamo a formarci qui. Vediamo, sì, in quanto alla conferenza sarebbe bello mandare la diretta. Vediamo, non di tutto, perché ci sono cose che non possiamo far vedere in pubblico a motivo della privacy, perché se c'è qualche liberazione da fare, ovviamente non possiamo farla vedere senza il consenso della persona. Non è che mentre si sta manifestando dico oh, senti, ci dai la libera per poter mandare in onda la tua liberazione, e cioè sì, puoi legare il demone e parlare, senti, prima di liberarti possiamo filmare. Non è molto, non penso che sia molto pratico, ma vediamo. Pensavo chiamare a James, perché non lo sa, James è il nostro tecnico che ci fa le puntate per la TVN. E ora volevo forse, non so se fare tutto in video, registrare tutto in video e poi metterlo a disposizione per quelli che non possono venire alla conferenza. Ma vediamo. Alba dice, sei giovanissimo, la telecamera non ti rende giustizia. Grazie Alba, chiama Pasquale a questo numero e fagli avere lo studio, scegli uno studio e te lo regalo io, perché questo è stato un complimento veramente sincero da cuore. Bene, ok, allora io direi, vediamo, c'è Ida che spera di non morire prima di settembre perché fa i compleanni, noi proclamiamo Ida che tu ci arrivi almeno a fine anno. Oh mio Dio, no, tu avrai lunga vita sulla terra, stai tranquilla, massimo 120. No, Giovanni non si sposa Manu, per il momento no, ma stiamo pregando, se c'è qualche milionario che abbia voglia di sposare una bella donna di Dio, fatevi, contattateci in privato. E poi del resto, niente, passiamo alla parola di Dio, perché a questo siamo qui. E allora facciamo un combine, eccolo qui, voilà. E partiamo con la definizione che abbiamo visto 2 giorni fa, poi ieri abbiamo fatto un interessante studio riguardo al dare, ma al dare che i ministri devono fare, no? Al dare dei membri.
cose che non ti predicheranno mai del pulpito perché non conviene, a meno che il predicatore sia integro. Ma il problema è che se predichi quelle cose, dopo li devi mettere in pratica, cioè devi sganciare a favore del popolo. E queste cose non credo che le sentirai predicare la domenica. Comunque, al di là di questo, ritorniamo noi. Martin, te le stai cercando. Ora, comunque, andiamo alla definizione di ascoltare. Prima di tutto, riprendiamo dove abbiamo lasciato. Oggi è lunedì e il sabato. E l'ascolto è l'atto di ascoltare, è l'arte della stare a sentire attentamente, del prestare orecchio. Ascoltare è chi ascoltatore è chi ascolta. Questa è una frase molto importante che ti cambierà la vita. L'ascoltatore è chi ascolta. Sì, già con quello che hai imparato, con quello che ho detto di questa definizione, già la tua vita sarà completamente diversa da oggi in poi. L'ascoltatore è chi ascolta. Guarda che ci ho messo per trovare questa definizione, eh? Non tutti ce l'hanno questa capacità. Comunque, l'udito è molto importante, perché la percezione dello spazio e del nostro equilibrio si basa sull'orecchio. In psicologia, ascolto è un strumento dei nostri cinque sensi per apprendere, conoscere il tempo e lo spazio che ci circonda e comunicare con noi stessi e il mondo circondante. L'ascolto è un processo psicologico e fisico del nostro corpo per comunicare ai nostri neuroni, al cervello, che li traduce in emozioni e in nozioni. Per quello l'ascoltare è fondamentale, ma soprattutto avere l'orecchio affinato per ascoltare le cose spirituali, che non tutti ce l'hanno. Ecco, tanti auguri a me. Allora, mi sono emozionato e mi è partita la pena. Allora, perché non lo sa, oggi è il mio compleanno. Allora, vabbè. Devi essere la gioia del Signore. Quando sei gioioso, guarda, se c'è qualcosa che ho è salute. Devo smettere di fumare la pipa, perché ultimamente non mi sta facendo molto bene. Comunque, ritornando a noi. Dio parla. Per poter ascoltare devi capire che Dio parla. Segnati questo. Per poter ascoltare devi capire che Dio parla. Se tu mi dici, ma perché Dio non mi parla? No, è perché tu non ascolti. Perché Dio parla, questo è poco ma sicuro. E infatti, come stiamo vedendo adesso, in Giove 33:14, Dio parla una volta e anche due. Ma non è il problema di Dio che parla, è il problema è tuo. Non dare la colpa a Dio perché non ti ascolta Dio, ma tu sai ascoltare Dio. E ora, prima di ascoltare Dio, devi ascoltare gli uomini, perché più di una volta mi ho trovato con una persona che dice, io ho bisogno di ascoltare da parte di Dio. E dico, ok, ma mi stai ascoltando a me? Perché se non mi ascolti a me, che mi vedi? Come fai a ascoltare Dio che non vedi? Punto di domanda. Allora, la prima cosa che devi imparare è ascoltare le persone che vedi. Ed essere consapevole che Dio parla. Ebrei capitolo 1, versetto 1, dice, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, cioè la parola, perché Cristo è la parola, e che egli ha costituito eredi di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Dio ha fatto l'universo per mezzo della parola, cioè Cristo. Quando ha fatto l'universo per mezzo di Cristo? Quando ha detto, siano le stelle, sia la luce, sia il sole e la luna, all'inizio della creazione. Ed ecco che l'universo è stato creato per mezzo della parola. E ora, se le cose che erano materiali, che ancora non erano manifestate, senza esistere, sono venute alla luce, è perché quello che non esisteva ha dovuto ascoltare quello che Dio diceva. No, questo è più profondo di quello che pensi, concentrati. Ora, Dio ha parlato, sia la luce, e la luce fu. Ora, Dio parla e le cose che non esistono ascoltano, perché per apparire è un atto di obbedienza riguardo a quelle cose che non esistono. Dio dice e le cose che non esistono ricevono quella parola e vengono create. E ora, quel Dio che per mezzo della parola crea le cose e ha creato l'universo, parla molte volte, sottolineo questo, molte volte e in modi svariati. Il problema è che dal momento che non conosciamo i modi svariati in cui Dio parla, non possiamo ascoltarle molte volte che Lui parla. Ha senso? Mi sembra... Spero essere stato chiaro. Comunque, se fate le domande, metteteli dopo, poi alla fine rispondiamo. Fondamentale capire. Ora, se tu vuoi ascoltare, devi capire.
i modi svariati da parlare. Ora, inizialmente Dio ti parlava per mezzo di qualche figlio suo. È vero che può utilizzare anche figli del diavolo per parlarti, ma comunque è importante capire. Infatti, Esdra, nel libro di Neemia, capitolo 8, versetto 2, dice: il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra, la cui mano era su di lui, perché lui si dedicava con tutto il cuore, questo lo trovi in Esdra, capitolo 7, allo studio della Bibbia, la messa in pratica e l'insegnamento. Tre cose che se tu vuoi la mano di Dio nella tua vita, li devi avere. E dice: portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. I bambini possono capire, sono intelligenti. E lui porta tutti quelli che potevano capire. E dice: egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno. E ne avrà parlato più o meno 6 ore di predica. E in presenza degli uomini e delle donne, di quelli che erano in grado di capire, e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Allora nota che da un lato lui chiama quello che dovevano capire, ma il popolo doveva tendere l'orecchio, perché se tu non presti attenzione, se tu non ascolti, per quanto la predica può essere chiara, no, non capisci. Allora ricordati che il frutto è determinato dalla comprensione. Allora, la comprensione, come ho detto, viene determinata dalla bravura di colui che spiega e di quando tu metti l'orecchio. Presti attenzione. Chi presta attenzione alla parola trova il bene, dice la Bibbia. Per quello è fondamentale che chi viene chiamato a predicare sappia spiegare in un modo chiaro la parola di Dio, e dall'altro lato chi ascolta non sia lento a comprendere. Perché tu poi, uno può essere un grande insegnante come Paolo agli ebrei, Paolo, alcuni dicono Apollo, altri dicono Barnaba, ma comunque Ebrei capitolo 5 versetto 11, su questo argomento avremo molte cose da dire, molte, così come Dio aveva parlato molte volte in svariate maniere, noi abbiamo molte cose da dire. Chi ha scritto l'epistola agli Ebrei era un eccellente maestro, ma è difficile spiegarli. Perché è difficile, se io sono un buon insegnante? Perché siete lenti a comprendere. Allora qui c'è il problema del popolo, che è lento a comprendere. Allora perché uno può essere lento a comprendere? Che ti dicono qualcosa e tu fai cioè, mi hai capito? No, mi hai capito? Cioè perché sei perché sei lento a comprendere? Beh, in questo caso è perché loro si erano allontanati dalla verità e hanno cominciato a camminare sotto la legge. E ora a questo popolo ebreo, che come gli ebrei non venivano, erano già diventati cristiani, ma come i cristiani venivano perseguitati e non gli ebrei, loro stavano ritornando per abbandonare la persecuzione alla religione ebraica, lasciando il cristianesimo, cioè lasciando Cristo in poche parole, lasciando la grazia per tornare sotto la legge. E lui gli dice: senti, voi siete diventati lenti. Una persona lenta è una persona che cammina sotto la legge. È come il pubblicano e il fariseo. Il fariseo che dice: grazie Signore, perché io non sono un adultero, non sono un fornicatore, do la decima, do l'offerta, digiuno 2 volte alla settimana e non sono come quello là. E allora a quel religioso tu le dicevi: senti, tu che cammini sotto la legge, guarda che quello il più lontano da Dio sei tu. E lui faceva il più lontano da Dio sei tu. Sì, sei diventato lento a capire. Ok, più o meno già hai capito. A un religioso non le puoi dire le cose, perché non ci arriva, perché è diventato lento a capire. Perché? Perché quando tu cammini sotto la legge sei separato da Cristo, e se sei separato da Cristo è perché non comprendi. Quando sei sotto la legge tu non comprendi, perché hai bisogno dello Spirito Santo. C'è la pienezza dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo mi spinge alla grazia. Ma se io la grazia la metto la legge, uccidi la grazia. Non, la grazia, sei caduto della grazia quando tu lì metti la legge sopra. Per quello diviene lento all'ascoltare. L'assassino del credente è la legge. Non fare questo, non fare l'altro, mettiti quello in testa, mettiti quello sui piedi, allunga quella gona e togliti gli orecchini, cancella quel tatuaggio. E sì, dall'altro lato non devi cadere nel libertinaggio, perché la grazia ci insegna a essere lontani dalle cose mondane, a santificarci della mondanità, dice la Bibbia. Allora, grazia non vuol dire fai quello che tu vuoi, che poi altri la insegnano in quel modo o in un altro modo, e quella è un'altra storia. Vabbè, comunque, sapere spiegare. Atti capitolo 8 versetto 30. Filippo accorse
alla carrozza dell'eunuco, perché lo Spirito Santo dice: vai là, c'è un eunuco che voglio salvare, e lo porta lì. Mosè, lo Spirito, quando lui arriva, udì, lui udì. Allora, nota quanto è importante che anche chi insegna ascolti. E dice: udì che l'uomo leggeva il profeta Isaia. E in base a quello che udì, lui gli fa una domanda, gli dice: capisci quello che stai leggendo? Si vede, quello era con il rotolo di Isaia, per le sue ferite noi siamo stati, eccetera, eccetera. Tutto Isaia 53 stava leggendo. Dice: ma tu capisci quello che stai leggendo? Questo gli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E ora, per poter comprendere, prima ci deve essere qualcuno che ti insegni. E per quello l'ascoltare, tu le puoi mettere tutta l'attenzione, ma se chi te la insegna non sa insegnare, sì, è vero che non tutti hanno il dono dell'insegnante, ma comunque tutti siamo chiamati a insegnare. I padri sono chiamati a insegnare la parola ai figli. Se tu hai un ministero, la prima cosa che sei chiamato a fare è a predicare. Ma se tu hai l'unzione, tu sai come predicare. Il problema è che non tutti ricercano l'unzione. Buono nella teologia, o sono predicatore di libri, bravissimi predicatori di libri, che riescono a trascinarsi un sacco di gente. Dico: oh, guarda, una cosa da insegnare, molto emotivi, molto. Dicono delle stupidaggini. Guarda, io ho sentito delle prediche, c'è uno che è bravissimo a copiare, questo predicatore della grazia, Joseph Prince, è la versione dei poveri italiana di Joseph Prince. Ma brutta, ma chi lo ascolta per la prima volta, che bravo, ma poi quando predica del suo, cioè non prende le lezioni dei libri, spara di quelle stupidaggini. Ma è quello che io non capisco, è: ma come fa la gente a applaudire? Che cosa applaudi? Ma perché non ascolti la stupidaggine che sta dicendo? Cioè, cose incoerenti, la gente: ah, sì, e neanche sai che... ah! Comunque è importante che chi insegna sia a tempo pieno nell'insegnare, altrimenti sì, hai il tempo per leggere un libro, lo trovi, ma il tempo per avere rivelazione tua non è facile trovarlo, perché ci vuole una consacrazione alla preghiera e alla parola. Ora, predicare i libri lo possiamo fare tutti, e trascinarsi gente che ha prurito nell'ascoltare, non è che hai bisogno di un granché. Ma comunque non pretendere il cambiamento nella tua vita. E quando parlo di cambiamento non sto parlando di una guarigione, perché hai ricevuto la fede per riceverla, una liberazione, qualunque altra cosa che puoi ricevere. Quello non è frutto. Il frutto, quando tu hai compreso, è tuo marito viene a Cristo, e i tuoi figli vengono a Cristo, tu acquisti la conoscenza, cominci a mettere in pratica la vita, e tu vedi tutte le sfere della tua vita che cominciano a crescere a motivo della parola rivelata. Comunque, Neemia capitolo 8, versetto 8, tornando a Esra: essi leggevano il libro della legge in modo comprensibile. Questo è importante. La parola la deve spiegare in un modo comprensibile, cioè che chi presta attenzione possa comprendere. Come? Spiegandone il significato. Lascia che ti spieghi quello che la parola di Dio sta cercando di dirti. Presta attenzione, io te la espongo in un modo, sotto l'unzione di Dio, che ti permette di comprendere come metterla in pratica, perché la parola di Dio è pratica, non è teoria. Il versetto a memoria non ti cambia la vita. Io ho bisogno di una rivelazione inizialmente per mezzo dell'insegnante, che fa sì che tu tiri l'unzione fuori. Ora, una volta che tu tiri l'unzione fuori perché hai compreso la parola di Dio, che ti ha attaccato alla vite che è Cristo, allora tu puoi attingere direttamente dell'unzione, e la Bibbia dice che l'unzione vi insegnerà ogni cosa, non avete più bisogno di insegnanti. Perché non avrai più bisogno di insegnanti? Perché tu diventerai l'insegnante. Questo è lo scopo, il piano di Dio, che ogni credente arrivi al punto di essere un insegnante e possa essere un strumento, parte del corpo di Cristo, per trasmettere la gloria sulla terra. Questi saranno i tempi finali. Comunque, nota che spiegando il significato, per far loro capire ciò che si leggeva. Mio Dio, come, Signore, facci diventare con un cuore come quello di Esdra, il quale si dava da fare con tutto il cuore, affinché il tuo popolo comprendesse la profondità della parola di Dio. Quanto è fondamentale, perché se tu ti dai da fare per far comprendere la parola, tu stai dimostrando a Gesù Cristo che lo ami. Mi ami, Pietro? Pascia le mie pecore. E ora nota il risultato del fatto che le persone hanno compreso. Versetto 12, Neemia 8: tutto il popolo se ne andò a mangiare e a bere e a mandare porzioni ai poveri. Nota come hanno cominciato a amare al prossimo, ai bisognosi, e a fare grande festa. Perché? Perché hanno vinto il Superenalotto. Sì! No!
perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate, ma per poter capirle, quelle parole, Esdra doveva spiegare, leggere in modo comprensibile, doveva spiegare il significato per far sì che loro capissero quello che leggevano. E allora quando hanno capito c'è stata grande gioia, perché nella comprensione sono stati attaccati alla vite, e quella natura, quella ninfa di Cristo, la vita di Dio ha cominciato a scorrere dentro di loro, e nella presenza di Dio c'è pienezza di gioia, e la gioia del Signore è la mia forza. E allora non solo sono stati riempiti di gioia perché hanno compreso, ma hanno pensato al prossimo, hanno pensato ai poveri, si sono dati da fare perché cosa? Per quelli che non ce la facevano, che non avevano ancora la fede, che non mettevano ancora prima il regno di Dio, perché se tu metti prima il regno di Dio non ti devi preoccupare di che cosa mangerai o che cosa vestirai, perché Dio provvederà a ogni cosa se tu metti prima il regno e la sua giustizia. In questo caso ci sono quelle persone, ma come dice Giacomo, è inutile che tu mi dica che hai fede se non hai opere. Cioè, se entrano due che non hanno da vestire e da mangiare, cioè due che non mettono prima il regno di Dio, e tu gli dici vai, saziati e riscaldati, ma non gli dai niente, la tua fede è morta, dice, perché la fede senza opera è morta. E allora nota che qui, a motivo della parola che produce la fede, loro hanno cominciato a dimostrare la loro fede dandosi da fare per i poveri. Mamma mia, guarda, è l'unzione che mi fa scivolare, scusate, mi siedo bene. Tanti auguri. Ora, queste si chiamano pausa mentali, che ti aiutano a digerire quello che ti ho appena detto. Non per distrarti, ma digerire. Ora, ascolta di nuovo questo studio perché è importante. Ora, stiamo parlando dell'importanza dell'ascoltare, ma non puoi ascoltare, per quanto presti attenzione, se non c'è uno che ti insegni bene. Ma una volta che tu ascolti, si crea qualcosa dentro di te. Infatti Luca 24,32 dice: ed essi dissero l'uno all'altro, non sentivamo forse ardere il cuore, alleluia, ardere il cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per via e ci spiegava le scritture. Allora, chi era egli che ci parlava? Era Gesù Cristo, era la parola in persona. E allora quando c'è, era unto o l'unto, Cristo l'unto, certo, ma quell'unzione accendeva il cuore di chi ascoltava, e come conseguenza, e nel versetto 45, allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Vuol dire che la comprensione, così come ha fatto Esdra, così ha fatto Gesù, e perché era Cristo in Esdra per mezzo della parola, lui prima di che potesse aprire la mente perché loro comprendessero direttamente, cioè per mezzo dell'unzione, ha dovuto, per mezzo dell'unzione Gesù Cristo, aprirle le scritture, spiegarle le scritture in un modo comprensibile. E quando loro hanno compreso, ecco che, tornati alla volontà di Dio, Dio le ha aperto la mente per comprendere le scritture. E domani vedremo la terza parte di attenzione a come ascolto. Bene, scusatemi se c'è troppa espressione di gioia, perché è il mio compleanno. È una gioia, è una gioia. Abbiamo preso anche l'elio per gonfiare i palloncini. E non avevamo dovuto parlare così con l'elio. Poi ti veniva un mal di testa, ma vabbè, abbiamo pregato e è passato. Bene, se c'è qualche domanda, vediamo se c'è qualche domanda. Quando non si comprende la parola bisogna chiedere al pastore. Sì, prima devi capire se il tuo pastore sa spiegare la parola. Inizialmente, che non sai come attirare dell'unzione, sì, devi chiedere al tuo pastore. E comunque ci sono tanti mezzi di poter capire. Oggi, grazie a Dio, in internet si trovano degli ottimi commentari biblici. Ma sì, la prima persona, a me spesso quando mi fanno le domande chiedo il tuo pastore cosa ti dice riguardo a questo. Perché a volte, sai, tu le puoi spiegare la Bibbia bene, ma il pastore la pensa in un altro modo. Sì, ma chi ha l'interpretazione giusta? La Bibbia si spiega da sola. Il migliore interprete della Bibbia è la Bibbia stessa, per quello non è che trovi tante interpretazioni. È come ascolti, questo lo vedremo domani, che determina come ricevi. Perché vedi, Mosè scende dal monte Sinai e sente il popolo che era a fornicare, era in idolatria, a cadere in idolatria, a fare festa. Ma Giosuè, che aveva una natura di guerriero, dice
c'è guerra, c'è combattimento. Nota come lui filtra il suono che sente in base alla sua chiamata, e lui dice c'è guerra. Invece così dice no, ma che guerra, qua c'è un rape party, andiamo a sistemare, perché questi già si sono allontanati da Dio. Per quello sì, è importante anche capire che tu puoi sentire in un modo diverso. Stavo parlando con un fratello e gli stavo dicendo che quando tu inizialmente tu fai tanto per Dio come Marta, ma poi devi diventare un ascoltatore e poi facitore, perché se io ascolto faccio di meno e produco di più. Inizialmente fai tanto e produci poco, perché cerchi di farlo con le tue opere. Ma quando tu sei più maturo, fai di meno e produci molto di più. Soltanto pensa che l'80% delle cose che facciamo al giorno sono infruttuose. Ma nel regno di Dio, quando tu cominci a fare la volontà di Dio, fai di meno e produci di più. E ora, io sottolineavo l'importanza del frutto. E lui mi dice, ma se tu dici questo, la gente vorrà far di meno. Mi dico, no, ma il centro del mio discorso non è il fare, è il frutto. Tu ti sei concentrato nella frase fare, ma io stavo parlando del frutto. Perché non è tanto come ti posso spiegare il concetto per far sì che tu non ti affatichi tanto e produca di più, perché il mio discorso era il frutto, ma tu hai ascoltato sul fare. Per quello anche come ascolti è importante, è fondamentale. Bene, Antonello Carlo. Ma anche noi possiamo chiedere allo Spirito Santo di poterci rivelare la scrittura. Certo, certo, certo. Prega lingue, prega nello Spirito e poi leggi la Bibbia e vedrai come lo Spirito Santo ti spiegherà tante belle cose. Bene. Da solo non si può capire la Bibbia, bisogna avere un pastore che i versetti più ermeneutici vengano spiegati. Allora, inizialmente, finché l'erede è bambino, Galati capitolo 4, versetto 1, è messo sotto tutori. Cioè vuol dire che finché tu sei carnale, sei un bambino spirituale, tu hai bisogno che qualcuno ti insegni e ti dia da mangiare, ti dia il latte. Ma quando tu sei adulto, tu sai mangiare da solo. Inizialmente sì, ma lo scopo del maestro è portarti alla maturità finché tu possa attingere da sola nella parola di Dio. Dell'altro lato, come corpo di Cristo, è importante condividere le rivelazioni le uni alle altre per confrontarsi. Bene ragazzi, Dio vi strabenedica, io vi saluto e ci vediamo domani per una seconda puntata. Alle ore 20:30 abbiamo guarigione e liberazione, tempo di domande e risposte nel tema di guarigione e liberazione. Se volete informazione chiamate a PASC, che sarà impegnato, al 3291748772. Dio vi benedica.